Sono circa 40 anni che sono qui in questa struttura, quindi sono arrivata che ero una giovane specializzanda e poi sono rimasta qua. Chi fa questo lavoro ha l'onore di poter assistere a un miracolo. La piccola mano del neonato che tiene stretta al dito sicuro della mamma, forse la più dolce metafora della vita. Mamme, lo si inizia a diventare già durante il lungo e delicato percorso della gravidanza, ma è di fronte a quel primo contatto fisico che gli occhi delle madri cambiano, come fosse un interruttore che improvvisamente accende forza, amore, responsabilità, protezione. In questi anni come sono cambiate le madri? Innanzitutto è cambiata l'età della prima gravidanza, quindi abbiamo madri più grandi e quindi che hanno bisogno di un'assistenza maggiore. La paziente affida tutte le proprie paure, le proprie incertezze. Casomai sono donne che vengono anche da percorsi lunghi di infertilità, perché non dimentichiamo che molto spesso queste donne più grandi hanno proprio difficoltà nel concepimento. Se si è molto giovani c'è più entusiasmo, da più grandi c'è più riflessione. Molto spesso nelle donne più grandi c'è un postpartum più difficile. Con circa 3.500 parti l'anno, il Fatebene Fratelli Isola Tiberina è uno dei primi ospedali in Italia e nel Lazio per numero di parti. E sentire il primo vagito, sentire il battito durante le notti estenuanti, comunque è un consolatorio anche da parte di chi fa questo lavoro. È un'emozione grande. Chi più di un ginecologo o di un'ostetrica che ha scelto come missione proprio quella di assistere la donna nel momento più importante può descriverne il significato? Il parto è una cosa unica, è unica ogni parto per ogni donna e per ogni papà che sta in sala parto, però è unico anche per il ginecologo. La nascita, l'inno alla vita, così intimo, che viene però condiviso con il professionista, che nonostante abbia già vissuto quel rito, viene trascinato ogni volta, come fosse la prima, da una tempesta di emozioni. Ovviamente il ginecologo deve stare sempre in equilibrio tra la competenza tecnica e poi quello che è la competenza emotiva. 9 mesi di passione in cui la donna si trasforma in madre, durante i quali capisce che non sarà più una entità unica, ma decide di dividere il cuore in due. Qual è la differenza tra l'essere donna e l'essere madre? A parte quest'amore assoluto, che è una cosa bellissima, e poi il doversi prendere anche la responsabilità di questo nuovo nato. Insomma, nella donna e nella coppia cambiano le dinamiche. Da donna, da ginecologa e da mamma, posso dire che è un legame istintivo, morboso, che non si può spiegare. Ma cosa manca oggi alle madri per sentirsi più protette? Cosa può rendere ancora più facile desiderare la gravidanza? Immaginarsi genitore? Purtroppo ancora non abbiamo in Italia una rete sociale di supporto per le donne che molto spesso partoriscono e non sono più appoggiate e supportate da quella che era la rete familiare che esisteva in passato. Mi ricordo tutti i parti che ho fatto, però mi ricordo i parti più difficili. Ha fatto la scelta giusta a scegliere questo mestiere? Sì, se tornassi indietro, nonostante le notti in bianco, nonostante le difficoltà, ho scelto quello che mi piaceva fare e sono fortunata a farlo in questo posto, tra l'altro.